E allora oggi l'emergenza è arrivata nel mondo e il presidente Macron poco fa ha annunciato che la più grande emergenza sanitaria della Francia degli ultimi 100 anni, da lunedì saranno chiuse le scuole. E allora anche in Italia non si scherza, perché tra poco vedrete in copertina tutti i numeri della giornata e in Lombardia, insomma, i numeri sono davvero, davvero molto, molto preoccupanti. Ma preoccupa forse ancora di più l'emergenza economica. Oggi la borsa ha perso 16,9%, un punteggio all'indietro che veramente ci riporta alla crisi del 2008, una crisi drammatica. E di tutto questo parliamo con il ministro per le attività produttive, Stefano Patuanelli, collegato con noi. Grazie ministro per essere questa sera con noi. Bentornato. Grazie a voi, buonasera. Senta, prima di dare la copertina politica, si impegna a risponderci su cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare in base al decreto di ieri notte? Beh, certamente risponderò a tutte le domande perché credo che sia giusto dare indicazioni chiare ai cittadini che stanno vivendo un momento difficilissimo del nostro paese e che devono contribuire e stanno contribuendo in modo determinante con i loro comportamenti, cambiando le loro abitudini a combattere e a vincere questa guerra che stiamo combattendo tutti assieme contro questo virus maledetto. E allora so che il ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi ha detto alla BBC, alla CNN, insomma alle più grandi emittenti del mondo anglosassone, l'Italia ce la farà, l'Europa ce la farà. Vediamo la copertina di Michel Dessy. Sale il numero dei contagi, arrivati a 12.839, cresce anche quello dei morti, 1.016, 1.258 i guariti. Intanto il governo prende provvedimenti ancora più severi contro il coronavirus, l'Italia è blindata e affronta la sua ora buia. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Tutto chiuso fino al 25 marzo, bar, ristoranti, mense e negozi, restano attivi solo i servizi essenziali come farmacie e parafarmacie, alimentari, edicole, banche, poste, assicurazioni e trasporti. Le fabbriche possono restare aperte, ma con misure di sicurezza più rigide e oggi sono scattati scioperi spontanei. Vietata la circolazione, serve l'autocertificazione persino per gli spostamenti a piedi. Si ferma anche lo sport. In queste ore si registrano i contagi di due calciatori e dopo la firma del decreto arrivano le critiche di Salvini. È un bollettino di guerra e in guerra si adottano le regole che si usano in guerra. Non ci sono le mezze misure. Salvini potrebbe iniziare a parlare di cose veramente importanti, ad esempio la sanità privata. Dopo che l'OMS ha ufficialmente dichiarato Covid-19 una pandemia, sale il livello di emergenza anche nel resto del mondo. Il presidente USA, Trump, ferma tutti i voli da e per l'Europa, con l'eccezione della Gran Bretagna. Angela Merkel, insieme a Conte, chiede che la pandemia sia al primo posto dell'agenda europea. Precipita la borsa di Milano, meno 16,9%, la peggiore chiusura di sempre. Lo spread vola a 270 punti base. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, precisa che ridurre lo spread non è compito della BCE. Le sue parole mandano in confusione i mercati, uno schiaffo, secondo Lega e 5 Stelle, all'Italia e alle sue aziende nel momento più difficile. La diffusione del coronavirus ha inflitto uno shock alle prospettive di crescita dell'economia mondiale e della zona euro. Ministro Patuanelli, mentre succede tutto questo nel mondo, possibile non ci sia un'azienda in Italia in grado di produrre le mascherine che ci proteggono e ci dovrebbero proteggere? Noi siamo in campagna per questo, stiamo facendo una campagna da giorni. Guardi, ci sono aziende che stanno producendo, così come ci sono aziende che producono gli ausili alla respirazione, che sono fondamentali per i trattamenti di terapia intensiva e post-terapia intensiva, post-rianimazione. Certamente la capacità produttiva di queste aziende va incrementata e per questo il Presidente del Consiglio ha voluto dare un incarico speciale a Domenico Arcuri per riuscire in qualche modo a accompagnare, lo faremo ovviamente assieme anche con il Ministero dello Sviluppo Economico,
accompagnare a un cambio di produzione, anche un cambio di passo nella produzione di questi dispositivi. Stiamo ricevendo in queste ore, probabilmente entro sera, ulteriore materiale che ci arriverà dalla Cina. Il ministro Di Maio ha iniziato sin da subito una forte relazione con tutti i paesi che in quel momento, in questo momento, non hanno la necessità di utilizzare per il proprio paese questi dispositivi di protezione, questi ausili respiratori. Certamente il fatto che ci sia una pandemia fa sì che anche gli altri paesi inizino a tenere per sé le proprie produzioni. E chiaramente stiamo lavorando al massimo 24 ecco, ore. Credo che, ho sentito molti imprenditori della farmaceutica dicono che per avere l'autorizzazione a produrre un dispositivo medico-sanitario la burocrazia è lunghissima. Ecco, almeno questo le raccomando a nome di tante imprese di dare il via, perché non è difficile fabbricarle, ma se non si ha l'autorizzazione, il bollino del Ministero, non si può fare. Senta Patuanelli, ma una passeggiata si può fare? Prego. Si può fare una passeggiata? Beh, noi, guardi, il principio è molto semplice, si esce per necessità lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute. È chiaro che non possiamo pensare di avere 60 milioni di persone tutto il giorno per giorni, settimane, chiusi in casa, è giusto che ci sia anche un momento in cui si esce, ma bisogna farlo evitando in tutti i modi gli assembramenti, stando a distanza di almeno un metro dalle altre persone, e va fatto esclusivamente per motivi di necessità. Questo è il principio che abbiamo voluto mettere nel DPCM, perché è un principio che, di precauzione, di cautela, che è necessario per limitare la diffusione del virus. Sta, come ha detto benissimo il Presidente Conte nella sua diretta di ieri, è chiaro che la responsabilità personale in questo momento deve essere volta in ciascuno di noi ad evitare la diffusione del contagio. Ciascuno di noi sa e conosce le proprie vere e reali necessità, quindi ciascun cittadino ha questo compito che è gravoso, e noi sappiamo che è gravoso, questo compito ce l'abbiamo anche noi. Ed è chiaro che bisogna metterlo in campo, perché abbiamo un obiettivo comune, che è quello sanitario, che è quello di limitare al massimo la diffusione del virus. Abbiamo scoperto che nemmeno, appunto, che anche la Camera e anche altri luoghi, anche tanti colleghi sono risultati contagiati, ma questo non vuol dire, diciamo, il contagio non vuol dire, si può essere anche diciamo, rimanere a casa e curarsi e guarire. Però l'elenco dei morti, Patuanelli, oggi ci fa pensare che rischiamo moltissimo e che dobbiamo fermarci. Ci siamo fermati, ma oggi per esempio c'era Massimo Caputi, presidente di Federterme, che diceva ci siamo fermi, ma siamo troppo fermi, quando ripartiremo questo paese non si salverà. Ci dà delle speranze? No, io credo che questa enorme crisi, che è prima di tutto una crisi sanitaria, ma che induce anche una crisi economica, porterà a rompere quei paradigmi economici che personalmente e come forza politica abbiamo contestato per anni, ma che evidentemente oggi non possono più essere mantenuti. Crediamo che ci sia l'occasione, il modo per rimettere in discussione alcuni elementi, anche ne ho parlato la scorsa settimana, una decina di giorni fa, con la commissaria Vestager. Abbiamo condiviso il fatto che le dinamiche e i meccanismi sugli aiuti di Stato non possono essere più quelli di un tempo, il paradigma del rapporto deficit-PIL non può essere più quello di un tempo, la necessità di trovare risorse per affrontare una crisi economica che nell'immediato ha necessità di garantire a ciascun cittadino, a ciascun lavoratore, a ciascun imprenditore di poter arrivare a fine mese. Ecco, le imprese e i cantieri. Ma dopodiché dobbiamo anche guardare a come, quando la parte sanitaria, la crisi sanitaria sarà passata, a come rilanciare le nostre economie. E questo è certamente un elemento di criticità. Allora, lei sa benissimo che in alcune regioni d'Italia la crisi sanitaria non ha i numeri drammatici delle altre zone, e i cantieri e le imprese stanno andando avanti, ma in altre zone iniziano anche gli scioperi. Come si può garantire la sicurezza di tutti i lavoratori se non ci sono le mascherine, non ci sono i guanti, non ci sono le tutele minime essenziali per esercitare il proprio mestiere?
Guardi, la mascherina dove ci sono contatti personali che portano due persone a stare più vicine di un metro è necessaria. Dove si riesce a garantire questa distanza può non essere necessaria. Certamente oggi il tema principale, l'ha sottolineato anche lei, è la quantità di mascherine che riusciamo ad avere, che riusciamo a produrre, ed è chiaro che c'è una prima esigenza, che è quella di garantire ai presidi sanitari la disponibilità di strumenti e di dispositivi di protezione, le mascherine, le famose FFP2, FFP3. Credo che questa sia la priorità, ma è chiaro che nel momento in cui ci sarà necessità di garantire anche al mondo produttivo questi dispositivi, e ce ne saranno a disposizione, dovremmo farlo, dovremmo mettere nelle condizioni le aziende di garantire la sicurezza dei loro lavoratori. Dove questo non può essere garantito, ovviamente va sospesa la produzione, non ci sono alternative, non si può mettere in discussione l'approccio sanitario e la protezione sanitaria rispetto alla capacità produttiva di un'azienda, e per questo diamo garanzie agli imprenditori e ai lavoratori dipendenti nel decreto che faremo domani di un sostegno economico ingentissimo. Siamo riusciti a ci fa degli esempi, ci fa degli esempi pratici. In che cosa si tradurrà questo sostegno economico per i commercianti, per il turismo, guardi, per le forze meno rappresentate e meno visibili forse? Noi ci siamo messi personalmente mi viene facile, io ho fatto il professionista fino a quando sono arrivato in Parlamento, so benissimo che cosa succede, le scadenze fiscali di marzo, poi quelle che ci saranno a maggio, so benissimo che dobbiamo interrompere il pagamento quindi sospendere il pagamento delle ritenute, dei contributi, delle scadenze tributarie, delle scadenze fiscali. Dobbiamo, e questo lo garantiamo nel decreto che faremo nelle prossime ore, dobbiamo garantire ai professionisti di avere delle garanzie che i dipendenti hanno e che i professionisti non hanno, e quindi pensiamo agli indennizzi per i professionisti, alla possibilità delle casse private di erogare degli indennizzi ai professionisti. Stiamo pensando ovviamente anche ai dipendenti, cerchiamo, il ministro Cataldo sta facendo un lavoro immenso per garantire la possibilità di finanziare tutta la cassa integrazione straordinaria, la quindi cassa insomma deroga. Tutti, non ci saranno italiani che perdono il posto di lavoro, perdono lo stipendio, voi siete il partito che ha dato in qualche modo all'Italia il reddito di solidarietà e di cittadinanza, vogliamo spiegare bene chi sta a casa riuscirà a vivere? Nessuno dovrà perdere il posto di lavoro per il coronavirus e nessuno dovrà perdere la possibilità di fare la spesa a causa di questa pandemia. Ecco, ma pensate di estendere il reddito di cittadinanza anche a chi perderà il lavoro in questa occasione? Quale sarà la misura tecnica per cui le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che non sono più commessi, che non sono più camerieri, che non sono più estetiste, che non sono più parrucchieri, le persone un po' invisibili di questo sistema, che cosa pensate? Qual è lo strumento con cui li raggiungerete? Il primo elemento forte che stiamo mettendo in campo è quello di consentire agli imprenditori di non licenziare in questo momento, e lo facciamo attraverso strumenti di cassa integrazione straordinaria in deroga che avranno un finanziamento plurimiliardario nel decreto di domani. Guardi Patuanelli, su questo ci ritorniamo, di licenziare nessuno. Su queste parole ci ritorneremo e le prendiamo per oro colato perché vengono da un ministro serio, però attenzione perché a casa ci stanno sentendo in tantissimi e tantissimi hanno paura di perdere non solo il lavoro ma anche il reddito, e allora insomma questo è un punto, dovete trovare uno strumento forte per raggiungere anche gli invisibili. E allora un commento brevissimo sul presidente Mattarella che ha un po' redarguito l'Unione Europea perché oggi ci hanno fatto sprofondare. Ma guardi, io posso dirle soltanto che sono orgoglioso e rassicurato di vivere in un paese che ha Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Credo che anche oggi con le sue parole sia riuscito a centrare il punto delle criticità. Dopo la conferenza stampa di Christine Lagarde, Presidente della BCE, che io mi auguro di poter catalogare in una rubrica chiamata incidenti, ha poi un po' chiarito, modalità. Ammorbidito, sì. Guardi, però io penso però che quell'incidente ha causato un crollo del nostro mercato, che non, la più grossa perdita in un giorno della storia della borsa di Milano, quindi diciamo che lo catalogo come incidente perché sono un ministro della Repubblica, altrimenti se non lo fossi probabilmente userei una parola diversa da incidente.
però credo che il Presidente della Repubblica ha centrato il punto, l'Unione Europea, e sono certo che sarà così, deve consentire ai paesi che in questo momento stanno affrontando le criticità legate al coronavirus. Sì, concludendo, direi, Ministro, che siccome si stanno, purtroppo il virus si sta propagando, probabilmente l'Europa non dirà che sta con gli italiani, ma forse prenderà la guida di questa battaglia. Ce lo auguriamo. Le faccio tanti auguri, ma la voglio rivedere e risentire quando le persone che ci hanno ascoltato questa sera riceveranno gli aiuti che lei ha garantito.